Con Alessandra Agostino e Massimo Cuono che mi aiuteranno, diciamo così, a inaugurare questa prima sessione di questo corteo digitale che è Comunet Officine Corsare in collaborazione con Arci e il Corsare e tante altre realtà ha voluto organizzare per questa data per noi così importante. Io mi chiamo Leonard, sono il presidente di Comunet Officine Corsare e di lavoro faccio il ricercatore precario in filosofia politica. Io vorrei, diciamo, iniziare con una piccola riflessione a partire dalle parole, dal pensiero di una grande pensatrice della metà del Novecento che non amava essere chiamata filosofa, il suo nome era Hannah Arendt. Che in uno scritto di metà degli anni 50, che cos'è la politica, invitava a riflettere sulla differenza che c'è tra isolamento e solitudine. Isolamento è una condizione fisica che può essere imposta da altri, la solitudine invece no. Siamo noi a decidere quando restare soli, quando fare compagnia a noi stessi. Ecco, in queste settimane penso che molti di noi, molti e molti di noi abbiano imparato a restare da soli con se stessi nell'isolamento. Ci sono date però, e il 1° maggio è una di queste, in cui restare isolati o restare da soli non può bastare. Non può bastare perché siamo chiamati in qualche modo a rinunciare a essere gli amministratori della nostra interiorità, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, a socializzare la rabbia, una rabbia ragionata. Una rabbia che fa rima con indignazione, che non ha nulla a che fare con le passioni tristi del risentimento vigliacco che si vendica ex post sulla sofferenza percepita. Ecco, la giornata di oggi vuole essere un'occasione per socializzare la rabbia, ma anche l'elaborazione e la riflessione. Per questo abbiamo deciso di iniziare da una costituzionalista come Alessandra Agostino e da un altro ricercatore di filosofia politica come Massimo Cuono, entrambi lavorano all'Università di Torino. Ci siamo scambiati già un po' di idee su come cominciare questa giornata. È come se queste settimane ci avessero allenato a un corso accelerato di alfabetizzazione emotiva. Abbiamo imparato qual è la differenza fra paura e varianti fobiche come l'angoscia. Sono improvvisamente scomparsi nemici visibili ma immaginari che popolavano il dibattito pubblico e da quando tutti quanti noi abbiamo iniziato a diventare, a percepirci come vittime potenziali di questo nemico invisibile, abbiamo improvvisamente smesso di fare il conteggio dei morti in base all'etnia. Abbiamo iniziato a sentirci tutti quanti sulla stessa barca. È diventata questa una metafora ormai diffusissima, e come tutte le metafore, rischia di essere un po' opportunistica, perché questa immagine, rischia anche di celare alcune contraddizioni, della realtà che vorrebbe rappresentare. Ad esempio, il fatto che non tutte e non tutti, sono esattamente nella stessa condizione. Alcuni non hanno potuto, restare a casa perché una casa non ce l'hanno. Ecco, dopo aver imparato a distinguere paura e angoscia, oggi rischiamo di diventare prede del panico, rischiamo di soprassedere, diciamo così, alla necessità di rispettare i diritti degli altri, le libertà e i diritti costituzionali, soprattutto in fasi emergenziali come questa, dalla durata indefinita. Ecco allora che si delineano i due poli di un'alternativa e di una questione cruciale, oggi e domani. Emergenza da una parte e diritti costituzionali dall'altra. Di emergenza si è occupato spesso Massimo Cuono e di Costituzione si occupa ormai da anni Alessandra, la quale già negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, ha richiamato la nostra attenzione sul pericolo di una neutralizzazione preventiva del conflitto sociale e quindi anche del rischio di salutare definitivamente i diritti sociali e il lavoro. Partirei da qua, Alessandra. Grazie Leonard. Allora sì, io partirei dallo stato di emergenza che stiamo vivendo e dal bilanciamento con i diritti costituzionali.
Diciamo che lo stato di emergenza attuale ha un fondamento forte, che è la tutela del diritto alla salute, l'unico diritto che la Costituzione definisce come fondamentale e che declina come diritto di ogni individuo, e voglio soffermarmi su questo ogni individuo, anche dei naufraghi che sono stati soccorsi e che hanno diritto ad un porto sicuro, mentre un decreto interministeriale del 7 aprile nega questo diritto, distinguendo di nuovo, ancora una volta, anche in questa situazione che ci accomuna tutti tra noi e gli altri. Diritto quindi alla salute, dicevo, come diritto di ogni individuo ed anche come interesse della collettività. Ed è in questa duplice veste che limita e che può limitare gli altri diritti costituzionali. E la stessa Costituzione, ad esempio, in relazione alla libertà di circolazione, a stabilire che può essere limitata per motivi di sanità. Con legge prevede la Costituzione, o quantomeno con decreto legge, non con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per garantire l'intervento del Parlamento. Cioè lo stato di emergenza non deve essere una delega in bianco, ma di questo penso che parlerà molto meglio di me Massimo. Perché non si diffonda il virus politico dell'autoritarismo, occorre che siano rispettati anche in uno stato di emergenza alcuni requisiti. In particolare vorrei soffermarmi su due. Il primo è la temporaneità. Nessuno spazio deve essere lasciato a normalizzazioni dell'emergenza. Le discipline sulla sicurezza adottate dopo il 2001, ancora in vigore oggi, insegnano. Il secondo punto è il bilanciamento. Un bilanciamento fra i diritti che rispetti i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza. Occorre che tutti i diritti siano garantiti nella misura più ampia possibile, con la preservazione ovviamente del diritto alla salute. E in questo senso, e voglio ricordarlo oggi, che è il 1° maggio, l'apertura ad esempio di un procedimento di infrazione nei confronti dell'OSB in relazione ad uno sciopero proclamato il 25 marzo, che era limitato nei servizi pubblici essenziali ad un minuto simbolico, non tiene in adeguata considerazione la salvaguardia del diritto di sciopero e di azione sindacale, che deve essere tutelata anche in maggior ragione forse in uno stato di emergenza. D'altro canto abbiamo la mancata chiusura di alcuni settori produttivi, per tutti il settore degli armamenti, la prematura riapertura di altri settori sulla base di pressioni di Confindustria, e questo prospetta un cedimento nella tutela come fondamentale della salute delle persone, tutte, rispetto al perseguimento di interessi economici. Questo non significa che non vi sia la necessità di tutelare il lavoro, ma per l'appunto ricordando qual è il senso del lavoro posto a fondamento della Repubblica. Il lavoro come trade union fa democrazia politica e democrazia economica, come strumento di dignità, come strumento di emancipazione della persona e della società, non come merce dalla quale estrarre profitto. E dunque la necessità di garantire in primo luogo la sicurezza del lavoratore. Il mutare del contesto rende poi sempre più inaccettabili le chiusure di ogni spazio per la libertà di riunione, così come le restrizioni nel diritto di sciopero, ma potremmo parlare anche della chiusura nei confronti della cultura, della libertà di associazione o anche della stessa libertà di circolazione. Ci occorre garantire e riaprire spazi di espressione del dissenso. E questo voglio sottolinearlo specialmente oggi, in cui un po' tutti ci sentiamo orfani del corteo del 1° maggio, di uno spazio fisico in cui ritrovarci e manifestare. Sono diritti quello di riunione e di sciopero vitali per una democrazia, perché sono diritti che consentono l'espressione del conflitto, e la democrazia è conflitto. Non bisogna cadere nella trappola della retorica di un'unità nazionale nel cui nome vengono ristretti spazi del dissenso già pesantemente intaccati dai decreti sicurezza di Salvini, ma non solo di Salvini. La democrazia è pluralismo e conflitto, e non può prescindere dal garantirli nella misura più ampia possibile, anche in uno stato di emergenza. Grazie Alessandra. Massimo. Ciao Leo, ciao Alessandra, buon 1° maggio a tutti. E io vorrei partire dal fatto che a me colpisce almeno molto che a negare la gravità della situazione oggi, addirittura a stracciarsi le vesti per le mancate garanzie costituzionali, siano non solo in Italia ma a livello globale quei personaggi che fino a un minuto fa, fino a pochi mesi fa,
umiliavano i parlamenti invocando ogni tipo di emergenza, per cui tutto era un'emergenza: l'economia, l'immigrazione, il terrorismo, i Trump, i Bolsonaro. E da noi, vabbè, lo sappiamo, quei personaggi che invocavano fino all'altro ieri, fino all'estate scorsa, i pieni poteri. Questo mi pare innanzitutto dirla lunga, no? Sul fatto che è in corso un'emergenza assai più seria, ma l'ha già detto Alessandra. Ciò non toglie però, come ha detto appunto Alessandra, che l'emergenza non è una delega in bianco. Per oltre 2 mesi abbiamo mostrato in qualche modo indulgenza e rispetto nei confronti di alcuni errori, a volte molto gravi, sia del governo nazionale quanto delle amministrazioni locali, soprattutto regionali. Il Piemonte ne è un esempio preclaro. Lo abbiamo fatto soprattutto per il rispetto dei morti, della solitudine, di quella sofferenza che ha citato Leo all'inizio, anche per il sacrificio degli operatori sanitari. Però credo, e su questo immagino che siamo d'accordo, che il tempo degli sconti ormai è finito. Credo che la discussione sulla cosiddetta fase 2 debba prima di tutto andare in Parlamento, tornare in Parlamento e andare in Parlamento come sta succedendo nel resto d'Europa. È successo in Germania, è successo persino in Francia, che pure tra i paesi europei è quella che in questi anni, dal mio punto di vista, più di tutti ha svilito la centralità del Parlamento. E deve tornare in Parlamento perché il Parlamento è l'organo costituzionale del pluralismo e del conflitto, è l'organo democratico per eccellenza, l'ha già detto Alessandra, è il luogo della discussione fra posizioni differenti. E poi deve tornare in Parlamento forse anche perché il Parlamento può dare una mano, discutendo, riflettendo, a questo governo a evitare alcuni imbarazzi molto, molto pesanti di queste ultime settimane. L'imbarazzo, per esempio, sul fatto che nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio non c'è nessun riferimento all'istruzione, al diritto all'istruzione. O forse questa sciocchezza ridicola, questa storia ridicola dei congiunti, che nessuno riesce a capire bene chi sono, e che secondo me forse nasconde l'imbarazzo dietro il fatto che, visto che gli operai e le operaie devono tornare a lavorare, i bambini a qualcuno dovranno pur lasciarli, probabilmente ai famigerati nonni che fino a qualche settimana fa sembrava dovessero rimanere chiusi in casa fino a Natale. E in secondo luogo, anche qui mi sembra che siamo d'accordo, la discussione deve tornare nella società. Abbiamo il diritto di conoscere e magari anche di criticare il piano del governo sulla gestione dei prossimi mesi. E non ci basta il calendario delle riaperture, magari differenziato per regione. Vorremmo sapere qual è il piano sanitario per contenere il contagio, per reagire eventualmente a possibili nuove ondate, per garantire, cioè, davvero pienamente il diritto alla salute. E vorremmo conoscere anche il piano sociale del governo per affrontare l'emergenza sociale, prima ancora che economica, nella quale ci ritroveremo fra pochi mesi, o forse siamo già. Ecco, a proposito, l'ho appena toccato Massimo, il tema del diritto alla salute. L'emergenza in qualche modo fa riaffiorare sempre in superficie questioni che siamo soliti dare per scontato, che siamo soliti ricacciare sullo sfondo. Due diritti costituzionali fra tutti, il primo il diritto alla mobilità, il secondo il diritto alla salute, per l'appunto. So che tutti coloro che non sono stati sfiorati dal virus avrebbero la tentazione magari di partire dal primo, dalla limitazione alla libertà di movimento vincolata rispetto, diciamo così, della propria vita e spero anche di quella altrui. Però è dal diritto alla salute che vorrei partire, perché pur accettando e alzando le mani di fronte ai ripetuti richiami di essere prudenti, di non lasciarsi, diciamo così, contagiare dalla tentazione giustizialista di additare responsabili di strutture sanitarie, bisogna dirci chiaramente che il modo in cui abbiamo affrontato la crisi sanitaria e la difficoltà in cui si sono venute a trovare le strutture sanitarie del nostro paese è figlia non soltanto di decisioni singoli individui, ma anche l'esito collaterale, inintenzionale, finché vogliamo, di scelte politiche che sono state frutto di una precisa immagine della società a cui dovevamo appartenere. L'immagine secondo cui il privato era sinonimo di efficienza e il pubblico invece doveva essere smantellato a livello di servizi, fra cui quelli sanitari. Lo sanno bene, diciamo così, i medici di base. Allora,
è proprio questa una delle sfide principali dal mio punto di vista, perché negli scorsi giorni abbiamo visto tantissime persone applaudire di fronte al lavoro straordinario dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità. Lo abbiamo scritto in uno dei nostri primi diari di bordo di quest'anno. Sarebbe bello se un giorno, un domani, a emergenza finita, tutti e tutte coloro che hanno applaudito agli sforzi del personale sanitario provassero a reinvestire quella stima in un capitale politico per chiedere un'alternativa rispetto a diritti sociali come quello alla salute. Ripartiamo da te, Massimo, e poi ad Alessandra. Diteci qualcosa a questo proposito. Sì, io comincerei dal fatto che, collegandomi a quello che hai detto, che per anni il dibattito pubblico è stato inquinato dall'idea che i diritti sociali e i diritti di libertà fossero in qualche modo incompatibili o comunque in contrasto fra di loro, no? Abbiamo sentito un sacco di volte che l'effetto redistributivo dei diritti sociali comprimerebbe in qualche modo le nostre libertà. A me pare che in questo senso sono d'accordo, sono in linea con quello che hai detto fino adesso, che questa terribile crisi sanitaria dimostra esattamente il contrario. Cioè, laddove il sistema sanitario, fiaccato da anni di progressivo smantellamento, non è in grado di gestire l'emergenza, è stato necessario ricorrere a restrizioni delle libertà fondamentali. Restrizioni che, come ha detto Alessandra, sono inedite nella storia repubblicana per la loro forza. E lo stesso, ovviamente, si potrebbe dire il diritto all'istruzione, no? Senza il quale le libertà di pensiero o di espressione rischiano di essere diritti solo sulla carta. E poi c'è ovviamente il diritto al lavoro. Oggi non possiamo parlare di quel diritto sul quale si giocherà nei prossimi anni la partita più grande. Se c'è una questione sulla quale vale la pena sforzarsi a immaginare una nuova normalità, come ci avete chiesto un po' di immaginare, e sarò anche un pochino retorico, almeno oggi lasciatemi essere un pochino retorico, è certamente la centralità del diritto al lavoro. L'ha già detto Alessandra, è per esempio dal punto di vista della nostra Costituzione il pilastro, no, dell'architettura costituzionale, il più importante forse fra i diritti sociali. Il lavoro in questi anni però è stato trattato in tantissimi modi, ma quasi mai come un diritto. E ancora di più questo vale in questa situazione drammatica, in cui la sicurezza sanitaria dei lavoratori mi pare essere stata trattata troppe volte come un bene sacrificabile. Del resto, ieri abbiamo sentito dire in Parlamento che i morti di Bergamo e di Brescia ci direbbero di ripartire, di farlo per noi, ci hanno detto. Allora, a me questo mi sembra l'ultimo macabro siparietto di una sceneggiata che spero, e questo, una sceneggiata che spero non incanti più nessuno, e questo spero che sia, come dire, il primo lascito di questa situazione drammatica. Una svolta. Alessandra. Sì, senza dubbio, anche secondo me è necessario muovere dalle responsabilità del passato, che sono responsabilità politiche, per cambiare, responsabilità che stanno, come ricordavi tu prima, Leo, nel processo di privatizzazione, nel processo di aziendalizzazione della sanità, così come nello smantellamento, e questo mi pare particolarmente significativo oggi, della medicina territoriale. Nel depauperamento anche dei servizi sociali e assistenziali, che hanno indebolito quella rete che in un periodo di crisi come l'attuale dovrebbe sostenere in specie le persone più vulnerabili. E quindi occorrerà rinforzare l'attuazione dei diritti sociali, la sanità, ma anche il lavoro. E forse quando parliamo di lavoro si tratta più che di rinforzare, proprio di ricostruire, perché dobbiamo muovere dalla consapevolezza che è a rischio, in nome della ripresa economica, anche quel poco che resta del diritto del lavoro, dopo che le leggi sulla flessibilità, cioè la precarietà in realtà, la deregolamentazione, la contrattazione aziendale, la schiavitù delle false partite IVA hanno sostanzialmente demolito tutto quello che c'era di diritto del lavoro. Ecco, occorrerà vigilare anche perché lo smart working, home working, come lo vogliamo chiamare, da strumento che in un'ottica emergenziale tutela il lavoro insieme alla salute e salvaguarda anche l'erogazione di servizi pubblici essenziali, e mi riferisco in primo luogo all'istruzione, a tutti i gradi dell'istruzione. Ecco, però è un tipo di lavoro questo che può favorire invece un processo di individualizzazione, di solitudine, di debolezza del singolo lavoratore, oltre che a una dilatazione del tempo lavoro, l'abbiamo vissuta tutti in questi giorni, un tempo lavoro che viene a sovrapporsi al tempo vita, e viene ad essere oggetto di una progressiva espropriazione, con la crescita quindi di un biopotere.
Ecco, l'istruzione poi tra i diritti sociali, ricordando come la scuola sottofinanziata e attaccata anche da anni di pessime riforme sia uno strumento fondamentale di eguaglianza sostanziale, e mi riferisco ovviamente alla scuola in presenza che può essere volano per una lotta contro le diseguaglianze. Saranno da rifiutare quelle proposte in tema di regionalismo differenziato, che sono contrarie al principio di eguaglianza, così come al principio di solidarietà. Abbiamo sotto gli occhi proprio adesso i danni delle riforme del titolo quinto del 2001 in maniera molto evidente. Bisognerà vigilare perché le riforme, le misure di assistenza sociale, di assistenza al reddito, siano adottate e concepite in una prospettiva che è quella dell'emancipazione e che non siano concepite come ammortizzatori sociali, che servano unicamente per calmierare e neutralizzare il conflitto sociale, che sarà molto probabilmente più duro, più forte, data la crisi che in molti attraversano. Occorrerà puntare sul ruolo del pubblico e occorrerà invertire in generale la rotta nel rapporto tra politica ed economia, e quindi occorrerà uscire da quella che è la sudditanza dello Stato rispetto a chi tira i fili della rete della Global Economic Governance, del finance capitalismo, come lo ha definito molto bene Gallino, il che significa ragionare di un diverso modello economico, abbandonare la prospettiva della competitività, della letalità del neoliberismo, che incrementa le diseguaglianze e nella sua corsa verso il profitto distrugge l'ambiente. Occorre cioè tornare ad un'altra normalità, come è stato detto. I momenti di crisi possono aprire a un'inversione di rotta, così come a un'accelerazione e a una recrudescenza del cammino in corso. Facciamo sì che sia un'inversione di rotta. Ecco, siccome il titolo di questo primo incontro era Lavoro, Libertà, Costituzione, io vorrei ripartire da quest'ultima parola, che non è ovviamente soltanto una parola, Costituzione, per chi come sottoscritto non ha, o almeno tenta di non avere una visione feticistica della Costituzione, ovviamente ciò che sta scritto, i principi che lì stanno scritti, non finiscono con i punti finali impressi sulla carta, sono... quei principi sono l'esito di lotte, sono l'esito di conflitti. E questi conflitti, se richiamati, se ricordati in maniera attiva, ci ricordano anche che la Costituzione non è fatta soltanto di premesse alla convivenza sociale, ma anche di promesse. Ecco, prima di passare alla seconda parte della mattinata, ai comizi veri e propri, io vorrei farvi una domanda un po' più personale e quindi, come ci ha insegnato il femminismo, più politica. Quale promessa costituzionale, secondo voi, rappresenta una delle sfide principali per il futuro che dobbiamo in qualche modo riconquistarci, e su quali risorse emotive, ideologiche possiamo contare per mantenere quelle promesse? A te, Ale. Ma da costituzionalista io non posso che partire ovviamente dalla Costituzione, intesa un po' nel suo complesso, che è una promessa, come dicevi tu, Leo, ma più che una promessa, proprio un progetto. Un progetto, cioè una visione del mondo alternativa, di cui abbiamo bisogno, perché è una visione che mette al centro la persona, non il profitto. Non è un caso che oggi la Costituzione sia stata abbandonata, sia stata contraddetta, sia continuamente oggetto di proposte di riforma da coloro che governano, che perseguono sostanzialmente una stessa politica di liberalizzazione, privatizzazione, liquidazione del diritto del lavoro, ghettizzazione del disagio sociale, repressione del dissenso. Mentre la Costituzione viene sempre più spesso assunta come proprio orizzonte di riferimento dai movimenti. È diventata un progetto alternativo, è diventata la Costituzione antagonista. Ecco, da parametro per coloro che governano il conflitto sociale, diviene sempre più riferimento per coloro che si oppongono al modo nel quale il conflitto è oggi disciplinato, negato, assorbito, mistificato o distratto. Ed emerge in questo quella che è la ratio
nuda della Costituzione, il suo nucleo, cioè l'essere uno strumento di limitazione del potere e di tutela dei diritti, nel senso inscindibile di diritti di libertà e diritti sociali che ricordava molto bene prima Massimo. Ecco, torniamo al lavoro per un momento, il protagonista di oggi. La Costituzione sta da una parte. La Costituzione è partigiana in tutti i sensi, in primo luogo come frutto della resistenza. La Costituzione sta dalla parte del lavoratore, non ad esempio come la Carta dei diritti dell'Unione Europea, che mette sullo stesso piano lavoratori e datori di lavoro, riproducendo in questo modo quella che è una diseguaglianza di potere. La Costituzione sta dalla parte della libertà, una libertà che è coniugata con l'eguaglianza, con la liberazione dei bisogni. E qui secondo me sta quello che è il nucleo del progetto della Costituzione, cioè l'articolo 3 della Costituzione, nella sua seconda parte, il progetto di liberazione dagli ostacoli al pieno sviluppo della persona e alla sua effettiva partecipazione alla società, che tra l'altro è un progetto in controtendenza rispetto a quello che è lo sfrenato individualismo dell'uomo economicus, dell'imprenditore di se stesso, proprio del neoliberismo. La figura di un uomo che è libero ma è anche inserito all'interno della società ed è solidale col resto della società. E penso anche alla necessità di riprendere in mano norme come l'articolo 41 della Costituzione che limitano l'iniziativa economica e privata in relazione all'utilità sociale, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza. E a questo aggiungerei in relazione all'ambiente. E in questo senso la Costituzione va anche aggiornata, in relazione a quelli che sono i nuovi bisogni, per esempio a tutta la tematica relativa all'ambiente, che non è presente in maniera esplicita nella Costituzione. Perché la Costituzione, appunto, come dicevi tu prima, Leo, vive di lotte e deve essere aggiornata anche in base alle nuove lotte e ai nuovi diritti che possono e devono nascere. La Costituzione può essere una base per un'alta normalità? Per un mondo diverso? Forse sì. Certo, ha bisogno per camminare di trovare delle forze politiche e sociali che la sostengano, che lottino per la sua attuazione, che la tengono in piedi. C'è una metafora molto bella che voglio ricordare che parte dal disegno di un bambino che gli abbiamo chiesto ai bambini di disegnare la Costituzione, qualcosa che riguardasse la Costituzione. Un bimbo ha disegnato una bicicletta. Gli abbiamo chiesto perché. Perché per mantenerla in piedi bisogna sempre pedalare, bisogna sempre muoversi, farla muovere. Ecco, questo è molto vero. Occorre tenere viva la Costituzione e lottare per la sua attuazione. Quali possono essere le forze che possono farlo? Beh, io penso innanzitutto a quella che è la vitalità, l'immaginazione, la forza dirompente dei movimenti. Che coniugano una visione altra con la lotta per la concretizzazione di questa visione. Penso ai movimenti territoriali, come il movimento NOTAV, ma penso anche alle mille associazioni, spazi sociali, esperienze di autogestione, lotte dei lavoratori, che restituiscono l'immagine di una società viva, che sa, come ha scritto Edoardo Galeano, delirar pur un ratito, e sognare e lottare per un'altra normalità, un altro mondo possibile. Costruendo quella che Abensur definiva una democrazia insorgente, dal basso. Massimo, grazie mille Ale. Senti Leo, l'abbiamo detto un sacco di volte questa storia che nulla sarà come prima, no? Mi pare un po' una frase fatta, abusata, l'abbiamo detta un sacco di volte, per esempio durante la crisi economica terribile del 2007 e i suoi lunghi strascichi. Io penso che non ci sia nulla di più difficile, ma anche di più vano, che divinare, no? il futuro dopo un evento così traumatico. Certo però, come diceva Alessandra, è fortissimo il rischio che la paura che ci sta trattenendo in casa in questi mesi continui anche dopo, giustificando magari pericolose torsioni securitarie o addirittura autoritarie. In paesi come l'Ungheria, ad esempio, la pandemia è servita da argomento finale per portare a termine la trasformazione autoritaria del paese. Contanto, ci tengo ad aggiungerlo, con tanto di voto parlamentare che tanto è piaciuto a Salvini e Meloni. Però non possiamo limitarci a sperare che tutto ciò non accada, perché la speranza, come sappiamo, è una virtù teologale. Perché come sarà il futuro dipende, come ha detto Leo, come ha detto Alessandra, dalle lotte politiche che sapremo combattere.
del modo in cui riusciremo a pedalare, come diceva saggiamente quel bambino. Cioè che il sistema sanitario, per esempio, non ritorni ad essere considerato, oggi è il manipolo degli eroi, no? Che non ritorni ad essere rapidamente considerato il bivacco dei fannulloni, dipenderà dalla nostra capacità di presidiarne la difesa. Che la libertà di movimento resti una bandiera quando finalmente potremo ricominciare ad andare dove ci pare, dipenderà se sapremo estenderla, per esempio, a chi viene torturato nei campi profughi. Dipende se saremo in grado di estenderla a chi è costretto in celle sovraffollate in condizioni disumane. E poi il fatto che il contributo della ricostruzione sia ripartito in maniera equa, davvero equa, dipenderà dal nostro coraggio di prendere una posizione. A me sembra banale, per esempio, dire che è urgente introdurre, è necessario introdurre urgentemente una qualche forma, per esempio, di tassa patrimoniale. Non mi sembra un atto di grande coraggio dire una cosa banale come questa. Però questo mi sembra un coraggio che manca alla politica in questo momento e che spero che la politica sia in grado di recuperare. Più in generale, la riflessione forse che mi spetta è un po' quello sul mondo della cultura. Al mondo della cultura resta, secondo me, il compito sempre centrale di mettere in discussione le immagini consolidate del mondo. Quelle visioni, quegli immaginari che hanno giustificato fino ad oggi il crescere delle diseguaglianze e che rischiano di sottovalutare l'aggravarsi inevitabile della questione sociale in seguito a quanto sta succedendo. Credo, cioè, ma su questo mi pare ormai di capire dalla nostra breve discussione di oggi che siamo d'accordo, che rilanciare un modello sociale che guardi alla redistribuzione, che ripensare i nostri stili, i nostri ritmi di vita, che presidiare i nostri spazi di libertà siano tutte questioni che dovranno essere al centro del nostro impegno intellettuale e politico. Grazie per questo invito. Grazie a te Massimo, grazie davvero anche ad Alessandra Agostino per averci aiutato a introdurre questo corteo digitale. Provo anch'io a rispondere, diciamo, un po' alla Marzullo, alla domanda che vi ho posto prima per introdurre il secondo momento, i comizi di questa giornata, perché se c'è una promessa o un progetto costituzionale su cui io punterei banalmente, ovviamente il primo articolo, però non mi accontenterei semplicemente della formulazione che conosciamo. Forse dobbiamo smetterla di essere una repubblica democratica fondata sul lavoro. Forse dobbiamo cominciare a diventare una repubblica democratica fondata sul lavoro libero, sul lavoro degno. Dico questa cosa perché ci sono lavori, e il momento che adesso andiamo a vivere insieme ce lo dimostrerà ancora una volta, che non sono liberi dalla mancanza di riconoscimento simbolico e materiale. È il caso di chi sta lavorando da casa nelle scuole, ovvero con i ragazzi, di chi insegna. È il caso di quei soggetti, ovviamente soprattutto donne, nonché molte di loro straniere, residenti nel nostro paese, che si occupano del lavoro di cura. Esistono lavori che non sono liberi dallo sfruttamento sistematico, e mi riferisco ovviamente ai lavoratori, anch'essi stranieri, che si occupano della filiera dell'agroalimentare. Ci sono lavori che possono essere liberi all'accesso, ma non lo sono poi dopo l'accesso. Ci sono lavori per cui alcune persone sono costrette a rispondere quanti anni hai, e in base alla risposta che daranno, se non hanno ancora avuto figli, sanno di avere più o meno probabilità di avere un lavoro. Ci sono lavori per cui può fare la differenza essere liberi o meno di esprimere le proprie preferenze sessuali. Ci sono lavori caratterizzati dalla più totale assenza di tutele. Lo sa soprattutto chi lavora per le piattaforme digitali, che di condiviso hanno soltanto lo sfruttamento legalizzato. Ci sono lavori contrattualizzati in maniera assolutamente precaria. Lo sa bene chi svolge un lavoro artistico e culturale, chi lavora nel terzo settore, nei servizi e del welfare. Lavori che non sono liberi da stipendi ridicoli. Lavori che hanno
patiscono, lamentano un'assenza di senso esorbitante, perché non è possibile per chi li svolge capire quale sia l'utilità sociale di quelle attività. Ora, è per questo, è per via di questa correzione che abbiamo voluto dare la parola in questo secondo momento della giornata a tutte quelle voci capaci di far sentire la voce dei soggetti che ho indirettamente menzionato in questa in questo mosaico, diciamo, del lavoro non libero che è presente nel nostro paese. Ora, ovviamente, come sempre, quando si prepara un programma, quando si prepara un menù della giornata come quello che stiamo vivendo, le assenze si fanno sentire molto più delle presenze. Speriamo però che le voci a cui stiamo per dare la parola possano davvero aiutarci a colmare quel vuoto. I comizi, lo sappiamo tutti, sono dei momenti in cui la rabbia ragionata può trovare espressione. E la rabbia, il primo maggio, da sempre è anzitutto un no urlato insieme contro un certo stato di cose. Però sappiamo altrettanto bene, e le piazze che abbiamo vissuto in tutti questi anni ce lo hanno fatto capire, che quel no è anche sempre un'affermazione vitale di un'alternativa, sconfusionata, magari parziale, incoerente, incompleta quanto si vuole, ma di un'alternativa radicale a quello che stiamo vivendo, una richiesta di un mondo nuovo. Qualcuno l'avrebbe chiamata, ed è alle mie spalle, il sogno di una cosa.